Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale, sono JoePa17 e oggi siamo tornati su Pokémon Let's Go Pikachu per un nuovissimo episodio. Perfetto ragazzi, bentornati su questo titolo e benvenuti nell'ultimo episodio di questa serie. Poi naturalmente vi porterò ancora Pokémon sul canale, ma mi trasferirò su Pokémon Spada e Pokémon Scudo, che tra pochi giorni saranno disponibili sul mercato. Vi porterò praticamente una serie di uno di questi due titoli. Sembrava che non dovessi pubblicare questo video mai e invece eccoci qua. Nello scorso episodio ho catturato Mewtwo, ho sconfitto Verde e poi a telecamere spente ho sconfitto anche 6 maestri Pokémon, 6 esperti di Pokémon che mi hanno permesso di sbloccare Rosso, sconfiggendone 6. Qui sull'altopiano blu avrete la possibilità di sfidare Rosso, il super campione Pokémon, praticamente una leggenda vivente. Voglio mostrarvi la squadra che affronterà lui e i suoi Pokémon. Devo ringraziare Kit che mi ha dato una mano ad allenare i miei Pokémon e naturalmente mi ha prestato alcuni dei suoi. Utilizzerò un Dragonite, uno Slowbro, un Charizard, un Gengar, un Pikachu e un Mew. Come potete vedere di livello altissimo. Quello di livello più basso è Pikachu di livello 78. I Pokémon di Rosso dovrebbero essere tutti di livello 85. Adesso ragazzi, senza perdere altro tempo, andiamo a battere questo allenatore. Ed eccolo qua. Rosso impugna una Pokéball e ti guarda dritto negli occhi. Accetti la sfida? Ma certamente. Prepariamoci perché non sarà una passeggiata. Allora, lui schiera subito Pikachu e io mando in campo Dragonite, in questo caso Kairi, e utilizziamo subito Terremoto, visto che Pikachu è un Pokémon di tipo elettrico e la mossa è di tipo terra. Ok, l'abbiamo danneggiato un po'. E poi utilizziamo anche Oltraggio, che è una mossa molto potente. Attenzione al fulmine di Pikachu. Diciamo che Dragonite l'ha sentito. Anche questo l'ha sentito Pikachu però. Vediamo cosa utilizzerà. Di nuovo fulmine. Aia. Vai Dragonite, buttalo giù. Non ci credo, è riuscito a resistere. Sbaglia Pikachu, sbaglia. Figurati. Quella mossa ha una precisione del 100%. Niente, grazie lo stesso. Non possiamo utilizzare i revitalizzanti, quindi stiamo attenti. Allora, vediamo che potrei mandare. Mandiamo Miuva. Un mega pugno dovrebbe bastare. Vi ricordo che Mew si può sbloccare solamente acquistando la Pokéball Plus. Aia. Ottimo. Bravo Mew. Allora, vediamo che Pokémon schiererà. Lapras. Cambia Pokémon. Mandiamo in campo Pikachu. Bravissimo. Eccolo qua. Vai con tuono. Ottimo lavoro Pikachu. Speravo in qualcosa di più sinceramente. Perfetto, l'abbiamo paralizzato. Bravo Pikachu. Usa un altro tuono. Ok, è andato a segno. Vai così Pikachu, attenzione al megacorno che questa volta mi ha fatto parecchio male. Per sicurezza scegliamo il fulmine. Ok, è andato a segno. Bravissimo. Fuori due.
Machamp cambia e mandiamo in campo Summer. Vai Summer! Lui ha anche ipnosi, quindi possiamo provare a bloccare Machamp. Summer dovrebbe essere più veloce. Usiamo anche la mega evoluzione. Ed eccolo qua. È bellissimo. No, ha evitato l'attacco. Eh no, però terremoto no. Aia, gli ha fatto male. Sì, se lo ipnotizzavi un pochettino prima era meglio, eh. Vai con fango bomba. Ok. No. E dai però. Non è possibile. Speravo non si svegliasse. Sinceramente speravo non si svegliasse. Aia. Arcanine. Cambia Mismi, è vero. Con idrovampata. Summer me lo tengo per il gran finale. No, mi spiace che abbia pochissima vita però, perché è molto veloce. È molto veloce. Usiamo idrovampata. No. Aia, che male. No, perché con Summer potevamo addormentarli tutti uno per uno e poi fargli male. Cosa hai in mente, Arcanine? Ah, boato. Vabbè, ci può anche stare. No, lui no. Vabbè, facciamo che usare fango bomba. Gli va bene che è molto veloce. Snorlax. No, manteniamo lui. Usiamo ipnosi. Però se usa protezione non possiamo colpirlo. Perché vedete, i miei attacchi rimbalzano sulla barriera invisibile che si è creata. Sì, ha fallito. Vai giù. Allora, fango bomba. Basta che dorma perché lo voglio io, non perché lo vuole lui. Bella. Ancora un attacco e siamo a cavallo. Ok. Ottimo lavoro. Venusaur. E qui possiamo mandare in campo tranquillamente Daisuke, che è un Pokémon di fuoco. Vai Daisuke, vai Charizard. Quanto amo questo Pokémon. Vai con fuoco carica. No, lo fa mega evolvere. Questo non ci voleva. Bella! Gran bell'attacco. Mi ha fatto parecchio male. Vabbè, facciamo così. Fuoco carica. E salutiamo sia Charizard sia Venusaur. Ah no, solo Venusaur. No, anche Charizard. Ok. Mi sa che gli abbiamo sconfitto. Sì, abbiamo sconfitto tutti i suoi Pokémon. Non ha nulla da dire. Rosso ha l'aria un po' sorpresa.
Ok, ho ottenuto il titolo di esperto lotta. Fantastico. Rosso se n'è andato per la sua strada. Perfetto, ragazzi. Allora, praticamente è venuto a controllare se il nuovo campione della Lega Pokémon è meritevole di questo titolo. Direi di sì. Direi che possiamo terminare questo ultimo episodio di Pokémon Let's Go Pikachu qua. È stata una gran bella serie. Scusatemi soltanto per avervi fatto aspettare un po' prima di caricarvi gli ultimi due episodi, dove ho catturato Mewtwo, dove ho sconfitto Verde, e questo qua dove ho sconfitto definitivamente Rosso. Ragazzi, adesso direi che ci possiamo salutare qua con Pokémon Let's Go Pikachu, e vi aspetto su Pokémon Scudo, che vi porterò sul canale a partire dal 15 novembre, quindi due giorni, mancano solamente due giorni all'uscita di questo nuovissimo titolo dedicato ai Pokémon. Come sempre, spero che questo video vi sia piaciuto. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale e ci vediamo in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. Alla prossima, ragazzi!